mio nome è Gesù. Gesù è qua. Egli è presente. Dice, dove due o tre sono radunate nel mio nome, io sono là. Gesù è qua. Noi siamo qua nel suo nome. Ed egli è il fedele, è fedele. Egli è il compitore. Io sono là. Guarda che cosa avviene. Nel nuovo patto egli cambia il rapporto con lui viene cambiato. Dice non più in questo luogo, in quel luogo, solamente, perché allora c'era una disputa fra le varie religioni, no? C'è chi diceva che bisognava andare in un monte, chi in un altro, chi diceva che bisognava andare a Gerusalemme, e la donna samaritana disse, quando Gesù inizia a rivelarsi, dice ma come e dove bisogna adorare a Dio? Qual è la verità? E lui risponde, giunta l'ora che i veri adoratori adorano Dio in spirito e verità. L'adorazione è nello spirito e in verità. Ed egli stesso poi dice, dove due o tre si radunano nel mio nome, io sono là. Nel nuovo patto, egli non ci lascia come va fatto un culto. Non ci lascia la prescrizione dei culti, lascia la libertà allo Spirito di Dio che operi attraverso di noi nel rapporto con Lui. Non è che ci ha lasciato scritto, dice all'inizio quando vi radunate, c'è libertà nello Spirito Santo, ma nello stesso tempo la libertà nello Spirito Santo è ordine. Non è una libertà che ognuno può fare. Dove c'è lo Spirito di Dio c'è ordine. C'è l'ordine di Dio. C'è la conduzione del Signore. Gloria a Gesù Cristo. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Spirito di paura. Spirito di paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Dio non ci ha dato uno spirito di paura. C'è paura? Però, come avere paura l'altra notte? Dice ora muore. Signore libera. Ti ricordi? Gloria a Gesù Cristo. E dice che quando c'è la paura, significa che l'amore di Dio non è perfetto. Quando uno ha paura di essere ripreso, dice che l'amore di Dio non è perfetto. Ah, il Signore con tutto il tuo cuore, questo è il principio, è il primo, il più grande dei comandamenti. E il Signore risponde a un tale dicendo
l'ottava legge si racchiude in due comandamenti. Ascolta Israele, il primo è questo. Ascolta Israele, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutto quello che hai. Un amore totale. Cioè, primo comandamento, un amore totale. Dimmi, c'è spazio per altro? Stiamo parlando dell'amore verso il Creatore. L'amore più grande della nostra vita, l'amore più grande deve essere l'amore per il ballo, per il calcio, per il mare, l'amore più grande per la fidanzata, per la storia fidanzata, o la fidanzata, il fidanzato. Gloria a Gesù Cristo, l'amore più grande è per il Signore. Ami tu il Signore? Disse il Signore a Pietro, vabbè, cosa no? Disse il Signore a Pietro, mi ami tu più di tutti questi? Allora gli ha detto, mi ami tu più di tutti questi? Di più, c'è un amore, tu mi ami di più? Mi ami tu più di tutti questi? Se il Signore te lo chiedere, tu cosa risponderesti? Dice, lo vorrei, ma non posso. Il Signore disse a Pietro, mi ami tu più di tutti questi? E lui rispose, Signore, certo che tu lo sai che io ti amo. Il Signore sapeva, si stava rivolgendo a uno che aveva un rapporto intimo di amore. Poi glielo dice la seconda volta e il Signore poi nella prima risponde, pasce le mie pecorelle, mi ami tu, certo, e allora pace. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. L'amore di Dio si traduce in una azione concreta. Accomoda. L'amore di Dio dentro di noi si traduce in azioni concrete di amore. Uno che ama il Signore, sai da che cosa si vede? Non dalla scritta che c'ha come etichetta nella maglietta o sulla camicia. Dice, I am a Christian, I am a Christian. Se lo scrive così grande, così. Si riconosce, dice, dall'amore. Dall'amore. E l'amore, come si riconosce l'amore di Dio? Nell'azione concreta, nei fatti concreti, verso la Chiesa. Lode Gesù Cristo. L'amore di Dio si traduce in questo, cioè la prima azione visibile che si manifesta
e l'amore verso la Chiesa, cioè verso il corpo di Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Signore, riempici con il tuo amore, riempici con il tuo amore. Gloria a Gesù Cristo. Che poi l'amore di Dio è un amore che regola, vivifica la nostra vita. Cioè l'amore di Dio, quando noi amiamo il Signore, perché Lui ci ama, la questione è, lo ami tu? Perché se tu non lo ami, Lui vuole riversare attraverso l'amore tutto. Però dipende da noi se stringere o allargare il flusso della benedizione di Dio. Ed è come si stringe o si allarga? Attraverso il nostro feedback, cioè risposta di amore. Ami tu il Signore? Con tutto il tuo cuore. Primo, torniamo sempre al primo comandamento. Egli è morto sulla croce per te, è venuto per salvare, per liberarti da ogni ansia, da ogni paura, dal potere delle tenebre, dalla schiavitù. Lo ami tu? Dopo una giornata di Ferragosto è dura, dice, ami tu il Signore. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Ma se tu ami il Signore, se tu lo ami, se noi lo amiamo, sai cosa avviene? Il suo amore si riversa su te, che è un amore concreto che produce vita, cioè vivifica. L'amore di Dio ci vivifica. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. L'amore di Dio vivifica, ti fa stare bene, ti libera dall'ansia, dalla sollecitudine, dalle paure. Gloria a Gesù Cristo. Ed egli è venuto per portare guarigione. Tu hai bisogno di guarigione? Gesù è qua per guarire. Egli vuole guarire questa sera, vuole guarire le malattie. Egli desidera questo, desidera guarire le malattie. Se tu hai fede, se tu ci credi, puoi ottenere questa grazia. Non dipende dal Signore, dipende da noi. Dice che il Signore non poteva fare grandi opere, miracoli, perché non credevano in Lui, non credevano in Lui, quindi molte opere non potevano essere fatte, non credevano. Gloria a Gesù Cristo. Ma egli vuole fare opere. Vuole fare opere. Vuole liberarci. E leggi il Signore come il tuo Dio. Leggilo. Riesci a dargli questo potere nella tua vita? Dice, Gesù Cristo è il mio Dio. Gesù Cristo è il mio Signore. È il mio padrone. Signore significa padrone, non è che ho detto una cosa. Signore, padrone, non si nomina. Sì, conoscete l'italiano? Padrone, non è sinonimo di Signore. Sì o no? È il re dei re, sì o no? Avete sentito? Lo dicono tutti, lo predicano tutti, ma tu ci credi? È re, re, sai che significa re? Anche se tu non ci credi, egli è il re dei re. Sì,
Significa che è il Signore dei Signori, di tutti coloro che vogliono dominare su qualcuno, che hanno un dominio, Egli è al di sopra di tutti questi. Dice, no, ma io sono sottoposto al re Carlo V. Lui è sopra a questo re. Dice, noi abbiamo la regina e lui è di sotto. Cioè significa che l'autorità massima super extra di sempre, sì o no? E l'autorità è l'autorità al di sopra di ogni cosa. Lode Gesù. Cioè questo per capire quanto vale la sua parola e che potere deve avere sulla nostra vita. Che potere deve avere? Tu obbedisci al tuo padrone dove lo vuoi? Dico, alla ditta, chiamalo. Ti dico, padrone, no? Dico, obbedisci sì o no? Quelli che lavorano non obbediscono. I segui i turni, sì o no? Allora obbedisci. E dico, là lo segui, ma là non pago. Ok, ma sei sottomesso. Sì o no? Non c'è niente. Ma qua se arriva l'anarchia si vince qua, eh? Vinciamo. Niente, c'è niente da fare. Scusa, ma tu sei sottomesso a qualcuno? Nel lavoro? Chi lavora? È sottomesso, cioè qualcuno. Allora, Gesù Cristo è al di sopra. Che voglio dire? Che Gesù Cristo è al di sopra. Dice, io ho un ministero. È al di sopra. È al di sopra. È al di sopra. È al di sopra. Gesù è al di sopra. È il re. È the king. Re dei re, Signore dei signori. Questo per capire quanto vale la sua parola. Quanto vale la parola di un re? Se un re dice che nel suo regno bisogna tagliare la testa di quel tale, tu pensi che si taglierà, sì o no? Vedi che valore che ha. Assoluto. Quindi il valore della parola di Dio, quant'è? Molto di più di quella umana, di più. Cioè la parola assoluta è quella che trasforma, crea. La parola di Dio ha il potere di creare. Lo sapete tu? Dio ha affidato la parola ai profeti. E i profeti che avevano questo mandato, quello che loro pronunziavano si compì, perché il Signore si identificava con loro. Quindi significa che egli compiva la parola che mandava attraverso i profeti, cioè la sua parola che trasforma, le leggi della fisica, della chimica. Cioè la parola di Dio è al di sopra di ogni legge conosciuta su questa terra, del genere umano. Cioè se noi abbiamo questa coscienza, possiamo vedere cose grandi. Tu puoi vedere cose grandi. Questa sera io ti vorrei, come dire, far entrare in comunione con il suo spirito per capire quanto è grande la sua parola, quanto è
è grande Lui, che grande potere c'è in Lui e che grande potere vuole darti. Dio ti vuole affidare un grande potere. Gloria a Gesù Cristo. Ma deve vincere, sai che deve vincere il Signore? La tua resistenza. Questa sera ci sono delle resistenze. Più che resistenza dovresti diventare condensatore. Più che resistenza per filtrare, devi essere uno che accumula, no? Il condensatore accumula. Non parlando, frequentando i tecnici. Ingegnere carino, no? Io guarda carino, dice insieme a mia nonna, no, questo ingegnere. Più che resistenze, dobbiamo essere, come dire, trasmettitori, trasmettitori della parola di Dio. Significa che si accumula, che la riceviamo, la viviamo e poi la possiamo trasmettere. Gloria a Gesù Cristo. E se noi lo facciamo, veniamo liberati, stiamo bene, viviamo la beatitudine. Prode Gesù Cristo, tu vuoi vivere bene? Vuoi stare bene? Chi vuole stare bene? Dai, alza la domanda, alza, così. Voglio stare bene. Oppure sei come Leopardi che era un bravo poeta, però era sempre depresso. Signore, vuole liberare i depressi, vuole liberare con la sua parola. Non credere nella parola di depressione che ti deprime, non credere nei cattivi pensieri, non credere nei pensieri che ti fanno stare male. C'è un pensiero che ti può stare male, vero? I pensieri che ti buttano giù, scusami, e perché sei giù? Non sono i pensieri che ti buttano giù. Vuoi essere liberato? Allora, credi nei pensieri del Signore. Sostituisci. Dici, aspetta, pensiero negativo, aspetta. Voglio il pensiero di Dio. Non vuoi il pensiero di Dio? Voglio ragionare con la sua parola, col suo cuore, con i suoi pensieri, eh? Pensiero di Dio. Dice, ma è possibile? Certo è possibile. Caccia e mette. Caccia i pensieri negativi, eh? Dice, pensiero negativo, alto, che non si passa. Ci sono pensieri negativi? Dice, alto, che non si passa. Frenali, cacciali, cacciali dalla tua vita, nel nome di Gesù Cristo, via nel nome di Gesù Cristo. Ce la fai? E dire, io voglio ragionare con i pensieri di Cristo, voglio avere la mente di Cristo, perché se non ragioni con la sua parola, ti entreranno altre parole. E le altre parole ti distruggeranno. Anche quando pensi che sono soavi, sono belli, sono pensieri di bontà, di felicità. C'è una sola parola che cura, la parola di Dio. Quello cura la nostra vita. Vivifica la nostra vita, guarisce la nostra vita dentro, nell'animo e nel corpo. La parola di Dio dentro di noi ci libera. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù.
sono portate da entità spirituali negative. Ti vuoi rendere conto di questo? Cacciali. Cacciali. Vedi? Già i demoni stanno lavorando per dire che si fissi. Già c'è un lavorio sotto dell'incredulità. L'incredulità viene dal diavolo. Vedete? Voi vedete che tutto ciò che è scritto nella Bibbia è verità? Ci crede tu? In tutte le Bibbie è scritta, questa mia, quella degli evangelici, protestanti, ortodossi, cattolici, eccetera. Io credo che c'è tutta la verità di Dio. Sai che dice? Che l'incredulità viene dal diavolo. Che il principe di questo mondo vuole mandare in depressione, tutto lì, in oppressione, in depressione, li vuole staccare dal rapporto di Dio. Ci credi tu? Ma Gesù è venuto per distruggere quest'opera. Gesù è in mezzo a noi, Egli è presente questa sera, vuole distruggere. Se nella tua vita ci sono parole che ti stanno distruggendo, questa sera li vuole cacciare il Signore. Lo sai che li vuole cacciare? Li vuole distruggere. Questa sera li vuole cacciare nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Chiudi i tuoi occhi. Chiudiamoli. Se c'è qualcuno, se hai problemi, alza la tua mano, che io vengo e ti ungo nel nome di Gesù Cristo, affinché ogni parola negativa sia distrutta, calpestata nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Il Signore Gesù vuole liberare dall'oppressione. E l'oppressione viene generata attraverso il pensiero, la parola. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Hiratai Kinyosa. Uwaratanai Kinyosa. Gloria a Gesù Cristo. Hai alzato la tua mano, che io faccio? Thank you.
Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. E qual è l'opera del diavolo? Quella di non fare conoscere Gesù Cristo, quella di rompere il rapporto con Dio, quello di opprimere le anime, quello di reprimere le anime. Ma Gesù è venuto per dare vita, per dare guarigione, per dare liberazione. Questa sera vuole liberare, vuole riempire di unzione e di potenza. Gloria a Gesù Cristo. Prima Corinzi capitolo 10. Fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola. I nostri padri furono tutti sotto la nuvola. Tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati. Nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, perché bevevano la roccia spirituale che li seguiva, e la roccia era Cristo. La roccia era Cristo. Stiamo parlando? L'Apostolo Paolo parla del vecchio patto. Dice la roccia era Cristo. Cioè, Dio ha mandato, Signore. Dio ha mandato. Ma nella maggiore parte di loro, il Dio non si compiacque. Poiché furono atterrati nel deserto. Cioè di tutti quelli che seguirono, che erano nel deserto, che passarono attraverso le acque, che erano stati battezzati nella nuvola e nelle acque. Molti, dice il Signore, non si compiacque di loro. Poiché furono atterrati nel deserto. Sai perché? Perché caddero. Il Signore non si compiace quando uno cade. Non è contento quando un fratello, qualcuno della Chiesa cade. Cioè il Signore non si compiace. Non gli piaccio, Signore. Non gli piaccio. Tu vuoi piacere a Dio? Amen. Vuoi piacere a Dio? Di loro il Signore non ne ha avuto piacere. Sono stati il dispiacere del Signore. Sai chi è il dispiacere del Signore? Chi cade. Chi cade nel laccio del diavolo? Chi cade sotto il potere delle tenebre? Sono caduti, alcuni sono caduti. Poiché furono atterrate nel deserto. Ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi, quelle cose sono avvenute per noi,
nasconde, guarda che dice qua. Mi ascoltate? Una cosa molto importante. Queste cose avvennero allora a loro perché bramavano di cose malvagie. Guarda che dice qua. Onde non siamo bramosi di cose malvagie. Vedi perché sono caduti? Vedi perché cadono ancora oggi? Perché brama, cioè, significa desiderano cose malvagie. Come coloro che ne furono bramosi. Queste cose avvennero, per esempio, a noi, onde non diventiate idolatri, dice, come alcuni di loro, secondo che è scritto. Il popolo si sedette per mangiare e bere, e poi si alzò per... Non si dice. Cancella. Giovane, cancella. Cancella. Verrai cancellato tu, hai capito? Cancelliamo. Cancelliamo! Io dico che questa è parola di Dio. Se tu pensi che deve essere cancellato, sarai cancellato. Io mi dispiace. L'uomo di Gesù Cristo. Com'è? Com'è? Che dice? Quando non fornichiamo come taluni, fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Onde non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dal serpente. E non mormorate. Non mormorate, come alcuni di loro mormorano. Perirono colpiti dal distruttore. Sai chi è il distruttore? L'angelo distruttore. Che cosa dice il Signore a proposito dell'angelo distruttore? Che egli ci preserverà, che il suo sangue sullo stipite della casa preserverà dall'angelo distruttore. C'è un angelo distruttore che distrugge, c'è uno che vuole distruggere. Ma se vedi sullo stipite della tua porta il sangue di Cristo, egli passerà oltre. Ora queste cose vennero loro per servire di esempio e sono state scritte per ammonizione di noi. Cioè, queste cose sono state scritte per ammonire noi negli ultimi tempi. Per ammonire noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Perciò chi si pensa di stare ritto, guardi di non cadere. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stato umano. Tutte le tentazioni vengono sulla natura umana. Le tentazioni vengono sulla natura umana. E quello dello spirito la può vincere. Tutte le tentazioni vengono sulla natura umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentate al di là delle vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne, onde la possiate sopportare.
Lode Gesù Cristo. Egli ci darà la via d'uscita. Gloria a Gesù Cristo. C'è una prova nella tua vita e allora devi sapere che la tentazione è nella natura, è sulla natura umana. La natura dello spirito la vince. La natura dello spirito la vince. Gloria a Gesù Cristo. Fidati dello Spirito Santo. Fidati dello Spirito Santo. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, onde la possiate sopportare. Lode Gesù Cristo. E guarda che cosa avviene nella prova. Che noi, chi rimane nel Signore, trova la via d'uscita. Quando uno viene provato e trova la via d'uscita, nella prossima prova non si ricorda come è uscito da quella prova. E quando uno viene riprovato, non si ricorda come è uscito. E poi dice, magari per esperienza, sai che il Signore ti libera. Per esperienza sai che il Signore ti libera. Gloria a Gesù Cristo. Dice, non c'è tentazione che non sia stata, che non è umana, e non è al di là della nostra forza. Gloria a Gesù Cristo. Tutte le prove, nello Spirito vengono vinte nel nome di Gesù Cristo. Siamo provati, e allora cerca la via d'uscita nello Spirito. Hai dei problemi, delle prove, ce n'hai? E allora cerca la via d'uscita nello Spirito. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, Spirito Santo. Chi sente può pregare.